Nel giorno del compleanno dell'indimenticato Stefano Lotti, il Poggibonsi scende in campo contro il Trestina, formazione Umbra, che sta sopra al Leone di 5 punti. È la 19ª giornata, la prima in casa del girone di ritorno per i Leoni. Il Poggibonsi viene dalla magica vittoria esterna contro il Livorno, ma oggi è un'altra partita e bisogna resettare il tutto, mentre il Trestina ha impattato per 2-2 nel primo match del 2024. L'arbitro fischia l'inizio, comincia la contesa, il primo tiro in porta della partita è di Yuri Bigozzi, para il portiere Fiorenza. I ragazzi di Calderini tengono un buon ritmo nei primi minuti della partita. Qui ci prova Rocchetti dalla distanza. Il tiro è insidioso, ma va fuori. Pericolosissimo il Trestina. Grande incursione del capitano Belli che si trova a tu per tu con Pacini che risponde di piede alla Garella. Ancora Trestina pericoloso, si coordina benissimo Marietti che fa tremare lo Stefano Lotti, il pallone si stampa sulla traversa. Ancora la formazione Umbra in avanti, qui Pacini smanaccia, arriva Conti che si coordina al volo, il pallone sfila per tutta l'area di rigore. Con le immagini curate da Marco Cadau si passa al secondo tempo, dove il Poggibonsi rientra con grande furore agonistico in campo. Gol di Yuri Bigozzi che va ad esultare sotto gli ultras della gradinata. Gioia incontenibile per il giocatore con il numero 20 sulla casacca giallorossa. È 1-0 Poggibonsi. Però dopo pochi minuti Borri a terra. L'avversario in area di rigore, per l'arbitro non ci sono dubbi. Va Tascini, colui che si è procurato il rigore, lo trasforma anche. Pacini intuisce, ma non può nulla. È 1-1 tra Poggibonsi e Trestina. Trestina che poi continua ad attaccare. Qui grande combinazione in area di rigore. Tra i giocatori bianconeri arriva Conti che tira con il destro. La palla finisce al lato. Mazzolli con un calcio di punizione insidioso fa intervenire Fiorenza, che pochi istanti dopo è autore di un vero e proprio miracolo su Vitiello, che calcia a botta sicura. Grande la risposta del portiere ospite. L'arbitro Casali di Cesena pone fine alle ostilità. È 1-1 tra Poggibonsi e Trestina. Un pareggio considerato giusto da entrambi gli allenatori nel post partita. Sia Calderini sia Ciampelli, tecnico dei bianconeri, sono concordi nell'affermare che è stata una bella partita, un punto questo che muove la classifica. I Leoni cercheranno di portare in cascina i 3 punti nel prossimo round casalingo contro il Ghivizzano Borgo, domenica 21 gennaio.